Buonasera, iniziamo questo vlog che oggi vi porterà con me a Cosenza. Come vi avevo promesso, come vi avevo anticipato, una spesa cubana per una cena cubana e ce ne andiamo con Rainier e il Castigador. Siamo arrivati a Los Angeles. E lui è il padrone di casa, quello là col giubbino verde che non ci vede da tanto, ma come andiamo? A che fine avete fatto? Ogni tanto spariamo pure noi. Questi sono dei succhi di frutta buonissimi che all'interno hanno delle cose gelatinose, sembrano gelatine, sono buonissimi, sono al sapore di melone verde. E c'è questa gelatina, te lo ricordi, Daniele, questi succhi? Sì. Oh, sì. Buonissimi. A Inama. A lui che le piace tantissimo. E abbiamo trovato, finalmente abbiamo trovato la salsa di ostrica, che è una salsa che si è aggiunta nel riso alla cantonese cinese, da quel tocco in più. Quindi ho preso la salsa di ostrica e ho preso la salsa di soia senza sale, col sale ridotto, perché altrimenti la salsa di soia non si può proprio bere, è troppo salata la salsa di soia. Il comino, che qui è buonissimo in questo negozio, ma io questo negozio già lo conosco. Poi ho preso uno snack, patatine al gusto di tempura. Ja, ne hai comprato tutto? Sì. Sicura? Grazie. Accendiamo. Allora, veniamo a noi, facciamo il conto. Noi abbiamo un budget di 5 euro da spendere, quindi... Sì, ma ce la facciamo. Ce la facciamo sicuramente. Ogni tanto quando ci vede ci dice: ma come mai che non siete venuti così tanto spesso? Ecco, i prezzi che c'hai, gioia mia. No, veramente. No, diciamo... è il prezzo è come tutto che c'è dentro, un po' esotico. È un po' esotico il prezzo, non è barato. Sì, no, barato non è. Chi lo mangia il gambero? È piccolo. Le tartarughe marine e i pesci rossi. Quindi, quando voi siete nel vostro bello acquariuccio di casa, col vostro pesciolino, con la vostra tartarughina, e prendete quel barattolino di mangime a scagliette e lo buttate nell'acqua, avete sentito quella puzza? È identica e spiccicata a questa. Mamma mia, no, sono morte le tartarughe, stanno qua dentro. Siamo a Piazza Bilotti. Deve fare la storia di Instagram, perché praticamente ai suoi amici che stanno giù a Cuba, in Centro America, lui non ha detto che abita a Castroville, ha detto che abita a Cosenza, no? Perché così fa vedere la città, fa vedere che lui vive in un ambiente più cittadino, se tira le arie. Allora, siamo arrivati a casa Berriglio. Sì, prendilo. C'è Ernesto, il cognato, Papeo, l'amico. Lui è uno straniero, lui è brasiliano. Sì. Arturo! Mira chi, no, chi, a chi? Mira chi? Mira chi, mano paia! Mira chi! E mano paia! Sì. Pianexi, spiega cosa stiamo facendo. Stiamo facendo platano macho maduro. Tutte che ti esportano, che mamma mi sanno esportare. No, c'ha un gay, c'ha un gay. Ah, vabbè, va bene. Me l'ha detto Cotolini che c'ha un gay. Uno, 10 o 12. Sono tantissimi.
cibo per tutti quanti. Ah, no, ma come dire? Per tutti quanti. No, ma tutti no, finta di turare. Amicizia, e la yuca si sta blandando. No, già la yuca c'è. E dove? È già fatta, e allora niente. La yuca blandata. E il riso, i fagioli. E questa è la comida cubana. A Stoga, saluta Stoga. Siamo qui, siamo dal vivo. Mi ero dimenticato quasi quasi. Anzi, le metto tutte e due così. Mi ero dimenticato durante il casino che si era ricreato prima con degli amici. C'erano altri amici cubani, c'era un amico brasiliano, c'è Arturo. Cogno Arturo, mira! Saluta lo amico di internet. Arturo è il grande musicista di Cuba. Andiamo a mangiare. Vamo, vamo, vamo. Questi sono tre nostri amici che ci sono venuti a trovare. Si chiama Pollo, Pallo e Pillo. A Cuba, come in molti paesi sudamericani, si mangia tutto in un piatto. Qua non si fa il primo, il secondo, il contorno, come i fighettini della minchia. Il riso, e lo mettiamo in un angolo. Agua. Poi la yuca. La yuca è il piatto, è il principe della comida cubana, giusto Arturo? A Arturo gli piace la yuca. Sulla yuca ho messo un po' di salsa di soia, poca poca, perché dà quel tocco di agrodolce ancora più buono. Micidiale? Io di solito dice non l'ha mangiato mai qua. Non lo mangio. Micidiale. Ottimo. Poi guardate il riso, osservate come è diviso chicco su chicco, come è asciutto, come accompagna bene, perché è privo di amido. Come il pollo, Non tiene sale. A Mario le piace come fai il pollo La yuca mi dice, ma fammi il pollo. La yuca è una radice, è un tubero tipico da parte del Brasile, Sud America. Loro la chiamano yuca, in Brasile la chiamano tapioca, ma è là, è la stessa cosa, cambia solo il nome. Però è buonissima, mo io sai che vi dico, io mi prendo pure un pezzo di pollo, guardate qui. Prendo un pezzo di pollo così, guardate, proprio così, con la forchetta, e me lo metto qua nel piatto. Piano piano. Com'è, com'è? Non parla nessuno, qua stanno tutti a mangiare, non parla nessuno, io mangio un po' di riso col pollo. Riso. Quando si mangia non si parla. Vale. Manuel, dimmi qualcosa. Qualcosa? Manuel da mangiare? Buonissimo. Vai, che è troppo grosso. Voglio l'osso, capito? Voglio l'osso, tutta la carne. Come vuole l'osso più della carne? Mi piace l'osso a me, la carne la lascia. Hai capito? Ai cani. La carne è altre cani. Non la lascia ai cani. Questa cena è il mio addio alle cene ipercaloriche, perché da domani siamo a dieta, quindi mo stasera non mi rompere di coglione. Io voglio assaggiare il maiale. Piccolo, piccolo, piccolo. Dove sta il maiale? Ah, Manuel. Manuel, toma il maiale. Abbiamo mangiato un pollo e un maiale di una bontà unica, fatta nel forno, ma io non ho mai sentito il sapore del genere nella carne. Al sugo? E pensate che ho mangiato la carne senza aggiunta di sale, cioè non abbiamo messo sale sulla carne, e aveva un sapore che non ve lo voglio neanche. La prima volta in vita mia che ho assaggiato pollo e maiale con un sapore tutto suo, senza dover aggiungere il sale. E io mangio salato. È giunta l'ora del mio snack preferito. Non è uno snack, però per me è uno snack, perché il gusto ricorda quello delle patatine fritte
il sale messo alla fine che ti scioglie in bocca, lo senti, è molto salato, per chi non ama il sale. Io amo il sale, per me è molto buono. È il platano a tostone, mamma mia. È come mangiare una crick croc morbida, spessa mezzo centimetro, è buonissima. Guarda, io mangio tutto il non riusciamo a smettere, cioè io mangio tutto, è buonissimo, c'è il riso pieno qua, cosa? È uno spettacolo, è più buono. Guardate i pezzi di sale messi sopra, ci curavano quando ero poi venuto un po' di gesso con me, no ma è la madre, è il tostone. So che ma vedete sta panza? Ah, vedete la sua che non esiste? Come cazzo è che lui ha il terzo piatto? Io sono il primo, sto a scoppiare, lui ancora mangia. Ma guardate là! Questo è il terzo piatto, che si fa? Tre piatti di riso, tre piatti di yuca, tre piatti delle anime di limone. E tutta YouTube. E magna, ancora magna, si è bevuto una birra e mezza, più succo di frutta al mango. Domani poi mangiate ancora. Siamo in catalessi, non ce la faccio più, ho mangiato troppo, loro ancora continuano a mangiare. Porta a casa tu, è un piccolo mondo, maglia. E è bravo. E donde vive Candito, donde vive. No, donde, no, però donde vive Candito, escúchame. Donde vive Candito, donde vive Candito, es mejor lugar que en Prado. Que en cualquier parte no, de Prado. Ah, también entonces. No, Carlito vive vecino al Coiba. Ahí mismo. Stanno discutendo su dove vive un loro amico, se vive nel centro del quartiere più lussuoso dell'Havana o se vive in periferia e quindi in un quartiere, è sempre nel quartiere lussuoso, però non proprio nel centro dove le case sono le più costose. No? Senti, senti, scusa, scusa. Lleno de guarda, no, y cambió, cambió la zona. Anche lui vive de lado, vive de lado. Arturo, anche lui vive de lado sì. E la cama, è curioso pensare che il modo di dire nostro italiano, per esempio, quando dice a Roma, ha morto di fame, a Cuba, è morto di hambre. Cioè, c'è lo stesso modo di dire, se è un morto di fame, se è un muerto di hambre. Entiendo. C'è Adriana invece che non capisce una parola di spagnolo e da stasera che sente parlare solo spagnolo e sembra che sta ipnotizzata come i cobra quando stanno in lingua. Eccola qua la torta. Siamo arrivati al momento del dolce perché c'era anche la possibilità di prendere di mangiarci un bel flan, però il flan cubano lo facciamo un'altra volta, giusto? Sì o sì, la prossima volta. Comunque siamo giunti a conclusione che Arturo è ricco perché prende una pensione di... Arturo, quanto prendi? Arturo, quanto prendi di pensione? 447 euro. 447 euro. E voglio 780. E in Cuba 447 subito, euro subito. E in Cuba 447 euro sono esattamente, fammi fare il conto, 11.000 peso cubani al mese. Lui guadagna 11.000 peso al mese. Quando un medico prende 1.800 peso, lui ne prende 11.000, quindi lui è ricco per Cuba. Questa Cuba, non la vogliamo capire. Non so ancora che gusto ha perché la devo assaggiare, guardate qua. Non so che cosa ha usato, è tutta una sorpresa, quindi fatemi compagnia anche nell'assaggio della torta. Salut! È il patio. Allora. Allora. È buona, non riesco a decifrare il gusto. C'è un altro gusto di amaretto, non so, un qualcosa.
Non ho messo la vaniglia. La vaniglia. Portato da Cuba. Ma c'è anche un amaro, un amaretto di Saron, tipo. No, cacao, un po' di cacao. È buonissimo, c'è qualcosa di mandorla. La vaniglia cubana. C'è la mandorla nella vaniglia cubana. La vaniglia cubana sa di mandorla, è una vaniglia particolare. Guardate qua, questa è la vaniglia cubana. Si chiama Papaniglia. Mamma mia, come ve la devo far sentire? Guarda, vi dico solamente una cosa. Vi dico solamente così, guarda. Di più, cosa devo fare? Mi faccio uccise. Ecco cosa mi ricorda. Io pensando che era l'uovo zabaglione, l'uovo sbattuto dello zabaglione. Ma hai usato l'uovo sbattuto? Sì. Iane, hai sbattuto le uova, hai fatto zabaglione. Ah, no, mi ricordava qualcosa, c'era un retrogusto. Brava, che sentivo quando ero bambino, mi ricordava, ecco, è quello, è lo zabaglione. Buono, peccato che non lo siete mangiato voi, però meno male che me lo sono mangiato io, perché la cosa importante è quella, capisci? Sorpresa nella sorpresa, c'è un pezzo di torta qua, la metà è di un modo e l'altra metà è di un'altra. Praticamente l'altra metà è col cioccolato, e allora che facciamo? Non ci vogliamo privare il gusto di assaggiare il cioccolato. Ma crepi l'avarizia e il diabete e quello che sia. E quindi noi andiamo adesso a mangiare quella col cacao. Cacao meravigliao. Cubao. Buona. Questo retrogusto di zabaglione col cacao sta ancora meglio. Il cacao è più incisivo come sapore. Arturo, com'era? La torta com'era? Buona? 27, 28, 29, 30. Arturo sta facendo i conti di quanti giorni mancano alla pensione. 4 giorni, Arturo, 4 giorni e prendi la pensione. 31. Bueno, conio Arturo, diventi ricco. Sei il più grande re del peso cubano. È il re del peso cubano, Arturo. 12.000 peso al mese. Al mese? No, aspetta, ora che ti aumenta la pensione. Fammi fare il conto. Quanto gli aumenta la pensione, Adriano? Quanto prende? 780. 780 euro sono. Dunque, 78 fanno 15.006. E 19.000 peso cubano circa 19.000 peso cubano al mese. Circa 19.000 peso cubano. Cogno Arturo è il re del peso. Tu sei ricco, no? Io sono povero. E si me saco è super asqueroso ese. Va bene, allora. Vi dicevo, questa cena volge al termine, questo vlog si chiude qua e quindi ci vediamo alla prossima puntata. Vale.